Un saluto a tutti e benvenuti alla recensione dello Smart Android TV Box modello M9C di Beekl. Uno smart box veramente interessante, dotato di Android 6.0.1, l'ultima versione del processore S905X Amlogic Quad Core, una scheda video Mali 450 pentacore con supporto al 4K e al 3D, e ben 2 GB di RAM DDR3 che su questo prodotto fanno veramente la differenza perché consentono che il prodotto non si impalli, ma inoltre consentono anche di configurare le diverse applicazioni di streaming video con un maggior volume di memoria, quindi con un maggiore buffering, e consentire quindi una maggiore bufferizzazione evitando i classici stop dei video durante le riproduzioni in streaming per portare avanti, diciamo, quello che è il caricamento. Si presenta veramente di dimensioni contenute, come potete vedere, è molto piccolo. Io personalmente l'ho collegato e l'ho messo dietro al televisore, quindi non è neanche in vista, proprio perché le dimensioni consentono di poterlo posizionare in posizioni, diciamo, dove c'è anche poco spazio. Molto leggero. Sulla parte anteriore troviamo il sensore IR per il telecomando. Sulla parte destra troviamo uno slot per memoria micro SD. Io ho provato fino a 32 giga e le supporta. Due porte USB per collegare eventuali tastiere esterne o hard drive, open drive, mentre nella parte posteriore troviamo una presa audio video per il collegamento a televisori che non sono dotati di porta HDMI. Vi dico già da subito però che nella confezione non troviamo questo cavo, quindi se vi necessita dovete acquistarlo a parte. Una porta ottica per il collegamento ad eventuali sistemi Home Theater, una porta RJ45 LAN per il collegamento diretto ai modem e ai router, la porta HDMI e il connettore per collegare l'alimentatore. Sulla parte sinistra invece non troviamo nessun connettore. Nella confezione sono inoltre presenti il telecomando, molto leggero, molto piccolo e abbastanza minimal. Come potete vedere, non ci sono tantissimi tasti di scorciatoie rapide, un cavo HDMI da circa 1,30 m e l'alimentatore molto piccolo e molto comodo. Inoltre sono presenti le istruzioni. Nella seconda parte del video che seguirà adesso vi faccio vedere il dispositivo collegato a un monitor e vi mostro quindi la schermata principale e le principali caratteristiche. Allora, questa è l'interfaccia che ci si presenta al dispositivo collegato. Prima di raggiungere questa schermata, alla prima accensione comparirà una sorta di tutorial che vi spiegherà passo passo come configurare il dispositivo, aggiungere la rete wireless e quant'altro. Io non l'ho fatto, non lo sto registrando in quanto la recensione poi sarebbe durata troppo. Questa è la schermata principale, che è un po' diversa rispetto a quelle che ho visto fino ad ora su altri TV Box. È molto carina, molto minima. Abbiamo le impostazioni che sono suddivise diversamente perché, come potete vedere, è presente questa sorta di menu, e poi, se vogliamo vedere tutte le impostazioni di Android, ci basterà andare su più impostazioni e quindi avremo il classico menu di Android 6.0 per i dispositivi, per i TV Box. Tra le app principali già installate, se andiamo su Apps troviamo il file browser, la galleria, il Media Center, Miracast per l'utilizzo della condivisione dello schermo dei dispositivi mobili, abbiamo Netflix già preinstallato, il Play Store, YouTube, e la funzione di update e backup delle impostazioni. Qui possiamo installare veramente di tutto. Adesso vorrei provare ad aprire YouTube e ad aprire un video 4K per farvi vedere la fluidità di questo dispositivo. Devo dire che è veramente molto fluido. La navigazione tra le app, come potete vedere, è veramente veloce. Unica cosa scomoda è un po' il telecomando, anche se questa è una questione di abitudini. Io di solito i TV Box li utilizzo con una tastiera wireless esterna per una maggiore praticità, però devo dire che è veramente veloce. Apriamo un video in 4K, vediamo un po' come si presenta. In questo momento sono collegato in Wi-Fi. Vi ricordo che il dispositivo è collegato, scusate, mi è dotato di connessione LAN per quanto riguarda la connessione via cavo, e Wi-Fi a 2,4 GHz per quanto riguarda invece la connettività wireless.
Come possiamo vedere, la riproduzione è veramente molto fluida e qualitativa. Stiamo guardando un video in qualità 4K senza rallentamenti e senza zigrinature, classiche, diciamo, imperfezioni che si vedono nei dispositivi di qualità economica. Invece questo dispositivo, come vedete, è veramente molto 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 veloce e molto qualitativo. Al momento sono collegato anche in Wi-Fi, quindi il Wi-Fi è anche abbastanza veloce. Anzi, per quest'ultimo vorrei fare proprio insieme a voi uno speed test per vedere un po' qual è la reale velocità, diciamo, che questo dispositivo riesce a raggiungere in Wi-Fi. Per la prova di velocità in Wi-Fi utilizzerò il sito fast.com, che è certificato da Netflix, quindi ci dà la reale velocità di download. Potrei utilizzare anche Speed Test, ma dovrei installare l'app, quindi si perderebbe ulteriore tempo. Entriamo su fast.com, che direttamente ci fa vedere la velocità di download del dispositivo. Come potete vedere, oscilla tra i 15 e i 19 mega al secondo. Considerate che io sto facendo la prova con una connessione da 30 mega. Quindi la velocità è veramente ottima. Un po' di perdita in wifi c'è sempre, però è veramente un risultato interessante. In conclusione, il TV Box è veramente funzionale, a un ottimo prezzo riusciamo ad avere un prodotto con caratteristiche hardware top e l'ultima versione di Android disponibile, quindi la 6.0.1. Questo prodotto ci consente di utilizzare televisori che magari non sono smart, oppure se vogliamo un dispositivo a se stesso per avere un media center veramente funzionale, possiamo installare tutte le app che vogliamo. È molto veloce, è affidabile, è comodo e si interfaccia anche con gli smartphone con la funzione Miracast per poter condividere lo schermo dei dispositivi mobili. Sono rimasto veramente soddisfatto. Se state cercando un Android TV Box a un ottimo prezzo con il massimo delle caratteristiche, questo è sicuramente un prodotto che potete prendere in considerazione. Vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo alla prossima recensione.